Ma buonasera, buonasera, buonasera. Oggi sono contentissima. Oggi è sabato e io e la mia amica Lella siamo andate a fare shopping. Shopping a Curno, dove come prima tappa abbiamo fatto colazione insieme. Poi siamo partiti per Curno e siamo andate al DM e lì abbiamo trovato tante novità, alcune cose di Natale non c'erano più, non c'erano ancora, non c'erano più, non sanno se tornano, però io e lei comunque abbiamo scovato delle novità per noi. Nel ritornare ci siamo fermati alla Lidl, ma poi vi racconto la scena. Comunque, partiamo con lo svuota la spesa del DM e lo svuota la spesa della Lidl. Questo è il sacchettone Lidl. E questo è il sacchettone del DM, ma solo per quello che riguarda la casa e le pulizie di casa. Per quello che riguarda il beauty, tomorrow. Allora, vabbè, sulle stories ho messo qualche video, lo sapete che sono imbranata, però eravamo dentro, abbiamo fatto qualche video veloce e poi c'erano le commesse che ci davano i consigli, eravamo praticamente da sole. Arriviamo alle 9, partiamo dall'Ecco alle 8, arriviamo alle 9 perché poi c'è il mondo sulla strada che va verso Bergamo e non riusciamo più ad arrivare, quindi siamo partiti in tempo e via. Ho trovato tante chicche per la casa sul quale non mi ero mai soffermata e di queste devo ringraziare tre persone. Adesso io non ricordo da chi ho visto cosa, ma dico tre persone che sono quelle che mi istigano di più all'acquisto, ma nella maniera buona, perché condividono i loro pareri e io ovviamente sento, mi segno e quando vado compro, che sono ovviamente Elisabetta R, che è the best. Ok. Poi c'è Sara Cosmesi, che anche lei ci mette del suo, e Giulia Bloom, che anche lei istiga all'acquisto. Quindi io non so da chi ho visto cosa, poi magari ci sono cose che loro non hanno consigliato, ma che io ho voluto prendere. E spero magari di essere di ispirazione a voi. Il DM di Curno è molto ben fornito, sempre ben organizzato, le commesse sono gentilissime. Oggi ho chiesto delle informazioni su alcuni prodotti dove non c'era il tester, me li hanno aperti, ce li hanno fatti vedere, veramente, veramente bravissimi. Ma partiamo subito. Allora, ho acquistato queste salviettine per le pulizie veloci del tavolo della cucina, dei mobili o se c'è la polvere, insomma, pulizia veloce, erano in un pacco convenienza da 2, quindi sono, non so se sono 25, 25 o 50 e 50, vediamo se riesco a capire il numero. 2 per 50, quindi sono 100 salviettine a 2,99 euro. Alla rosa e alla mandorla, molto carino anche il pack. E queste le abbiamo prese. Poi ho preso un Glade Sense Spray perché avevo comprato un altro Glade che è quello manuale, ma avevo comprato le ricariche di questo. Sono andata al Tigotà, le ricariche del manuale non c'erano più e quindi ho detto vabbè, se vado al DM le trovo, ne ho trovati due e li ho presi. Qui ci sono già dentro le pile e una ricarica e costa 4,69 euro. Questi io ce li ho nel bagno, ce li ho dove c'è la scarpiera, ce li ho da tutte le parti. Ce l'ho qua dietro che sta spruzzando. mi piacciono, hanno delle ottime profumazioni. E quindi l'ho preso e ho preso anche una ricarica particolare Mary Berry & Wine, molto molto carina, molto natalizia e costa quasi più la ricarica di tutto l'Ambaradan, perché la ricarica costa 3,49 euro. Ne ho presa solo una perché tanto una è dentro e per il momento poi ho tutte quelle che ho comprato sbagliando. Però questa mi piaceva, mi sembrava molto natalizia con i frutti di bosco, l'anice stellato, molto bella anche la confezione e quindi presa. Poi ho preso queste cura lavastoviglie 3 tubs che mi pare fossero state consigliate da Elisabetta.
diceva che erano molto buone e soprattutto si possono inserire all'interno di un carico già esistente, non bisogna farla andare a vuoto come gli altri cura lavastoviglie. E quindi ne ho prese tre confezioni, una gliela regalerò alla mia mamma. E le altre le proverò io. Una l'ho già messa nella lavastoviglie, oggi a mezzogiorno e vediamo cosa è successo. E queste costano 1,99 € per 3 tubs. Mi sono segnata tutti i prezzi con il pennarellino dietro questa mattina. Poi ho preso il decalcificante che noi usiamo esclusivamente per la macchinetta del caffè. Prendiamo quello della Conad, ma costa parecchio. Qui due buste a 0,99, anche di queste ho fatto scorta. Sempre forse questa volta non so se Giulia o vabbè, comunque una delle tre donne che ho menzionato prima lo ha consigliato e io ho prontamente accettato il consiglio. Poi cosa ho preso ancora? Ho preso queste da provare, le Tabs per il WC igienizzanti e pulenti, sono 16 Tabs di 25 grammi a 2,29 €. Questi prodotti non li ho mai utilizzati, ma mi sono incuriosita e ho voluto provare. Poi vi saprò dire come sono. Poi, sempre per la cucina, ho comprato un sapone mani che è adatto a togliere gli odori, a neutralizzare, a togliere i batteri, formula delicata, liquido mani da cucina al profumo di limone, lime e melissa. Questo lo terrò sul lavandino della cucina perché appunto quando poi avevo finito l'altro che non era proprio adatto per questo lavoro, però comunque faceva il suo mestiere, questo lo danno come indicato come sapone da cucina che toglie gli odori e neutralizza i batteri e vediamo come va. Poi, cosa ho preso? Ho preso questi sacchetti per il freezer, ma io li utilizzo anche per il frigo, che hanno, non li ho ancora aperti, vediamo, hanno la bustina. Ne ho presi uno da 5 litri, capacità 5 litri, vediamo che li apriamo insieme. Come sono? Per mettere la frutta, la verdura, sono molto grandi, bello. E sono 6 pezzi. No, sto dicendo una stupidata. Sì, sono 6 pezzi. Ok, dopo li ripongo nella scatoluzza. E questi li ho pagati 1,99 €. E poi ne ho preso uno da 3 litri, che sono 10 pezzi, ed è la stessa identica cosa. Questi di solito li compravo all'IKEA, ma non avevano questa zippettina, hanno come una cernierina e mi sembrano più comodi. Vedremo quando li utilizzeremo. Poi ho preso sempre per la casa, allora, una tisana Gutenabend, vuol dire buonanotte. Vediamo se riesco a leggere. Preparato per infuso alle piante aromatiche con camomilla, melissa, salvia, fiori di lavanda e finocchio da agricoltura biologica. 20 filtri a 1,89 €. Sì, questo è per la notte. Quella del giorno non l'ho presa, no? Fa niente. Poi ho preso sempre. Maria, è caduta! Della Dem Bio, questa che è preparato per infuso a base di scorza di cacao con spezie e piante aromatiche da agricoltura biologica, 20 filtri da 2 grammi. Adesso arriva il tempo delle tisane. Avete visto, se non l'avete visto, il video precedente delle tisane dei tè che abbiamo scoperto io e la Lella. Se volete, andate a vederlo. Sempre un'altra tisana. Sempre lo stesso prezzo a 2,29 €. Questa è preparato per infuso alla mela con robois, sì, e spezie da agricoltura biologica. 20 filtri. Eccole qua. Poi l'ultima tisana ai frutti di bosco. E questa, perché questa mi piace sempre, le ho finite.
e quindi abbiamo fatto scorta anche di design. Ultimi prodotti per la casa del DM, ho comprato questi sacchettini alimentari che proteggono dall'unto per confezionare i vari biscottini natalizi. Sono troppo carini. Questi hanno delle foglioline, hanno la base quadrata, così ci possono stare i biscotti o qualsiasi preparazione voi vogliate regalare. E sono in confezioni da, vediamo, in confezioni da 24 sacchettini, e questi sono appunto con le foglioline, costano 1,95 euro, e questi sempre della stessa taglia, diciamo 1,95 euro, ma hanno le stelline e i cuoricini. Ma che carini, sono troppo carini. Ecco, questi sono proprio sacchetti alimentari per confezionare i cibi. E visto che si avvicinano le feste natalizie, dove faremo dei piccoli pensierini, ho trovato che fossero una bellissima idea per confezionarli e poi metterli nelle scatolette del Tiger che ho comprato. Se non avete visto il video del Tiger, ve lo lascio qua. Andate a vederlo sempre se vi interessa. Allora, borsa del DM per la casa è finita. E adesso vi racconto l'avventura quando siamo andati alla Lidl. Allora, abbiamo comprato un sacco di cose, ci siamo divertiti, abbiamo bevuto il caffè, fumato io la sigarettina. Nel tornare a casa, sulla statale, c'è anche un centro commerciale con la Lidl, o il Lidl, non lo so. E Lella dice, dai, fermiamoci anche qui. Ci fermiamo. Dico, Lelli, non prendiamo il carrello. No, 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 non prendiamo il carrello, che così non prendiamo niente, andiamo soltanto a guardare. Va bene, andiamo da guardare, ci fermiamo ai biscotti, presi i biscotti, ci fermiamo ai dolcetti, presi i dolcetti. C'era qualcosa di cosmesi che volevo provare, ma proprio così siamo arrivati alle casse, così, con le mani e le braccia piene di cose. La cassiera ci guarda e dice, ma il carrello? No, no, non ce n'erano più, e poi non dovevamo comprare niente. Questa ci ha guardato un po' stranita, avrà detto, queste due deficienti qui vengono alla Lidl senza il carrello. Ma veniamo a noi, che cosa ho preso? Ho preso delle meraviglie, tutto cibarie tranne due cosine di beauty, perché i biscotti di Natale mi piacciono, e poi perché questi li avevo già provati in casa di un amico e mi erano piaciuti tantissimo. Allora, questi che cosa sono? Innanzitutto vi faccio vedere la scatola. Sono dei biscotti alle spezie con il cioccolato al latte, ma hanno un profumo speziato meraviglioso. Adesso cerchiamo la traduzione. Allora, dolcetti di pan speziato ricoperti con 25% di cioccolato al latte. Non mi sembrano, li ho provati, sono buonissimi. E quindi questi sicuramente non arriveranno a Natale, ve lo dico. E costano, qui c'ho lo scontrino, aspettate che vado a prenderlo. Scontrino, scontrino, scontrino. Allora, dolcetti al pan speziato. Saranno questi? Sì, 2,29. 2,29. Poi ho preso, che anche questi li ho già provati e sono spaziali, ma spaziali, spaziali, della marca Favorina, penso. Dolcetti di pan speziato, li vedete? Sono uno con la glassa di zucchero a velo e l'altro con il cioccolato. Ma sono una cosa che mangi uno, ti dà un'energia pazzesca. E anche questi sono 2,29 per due pezzi. Poi ho preso ancora dei dolcetti con le nocciole, e qua dice dolcetti alla nocciola in parte ricoperti con cioccolato fondente, cacao, a
al 56% e cioccolato fondente al 20%. E il resto? 17% di nocciole, 3% di uova. E niente, a me sembravano veramente spettacolari. Sicuramente qualcosa di questi stasera che ritorna la mia mamma li proveremo. E questi alle nocciole li ho pagati 2,49 euro. Poi, siccome mi servivano, ho preso i bastoncini di cotone di bambù, perché quelli che ho preso l'altra volta li ho dati ai ragazzi nella scatola di cartone. Questo mi piace molto. Sono quanti pezzi? Vediamo. 300 pezzi per 0,99. Fantastici. Questi li ho presi per me e li nascondo perché se li vede il Mattia se li mangia tutti. Simil After Eight, che io adoro, nel senso che quando vado a Livigno e li compro solo lì perché qua non li trovo, sono capace di mangiarmene una scatola nel giro di 2 giorni perché sono una droga. Mi piacciono tantissimo. Questi li ho presi da provare, se sono buoni ritorno e me ne compro altri. Sono favolosi, spero siano favolosi, ma sicuramente saranno favolosi. E questi sono, vediamo, mint chocolate. Non li trovo. Pan speziato, le altre cose. No, è possibile che non abbia cioconussa, sono gli altri per due. Shopper, crema, maschera viso, non sono quelli. Tavolette di cioccolato. Sì, sono questi. 1,99 euro. 1,99 euro. E poi ho preso alla Lucia questi che sono simili ad altri dolcetti molto molto famosi. E costano 1,39 euro al pezzo e ce ne sono 7 pezzi per confezione. Vabbè, queste sono proprio cose indispensabili, ovviamente, vero? Sì. Poi ho preso alla cassa questi, come si chiamano? Foglietti detergenti, salviettine detergenti per gli occhiali. Che io ne ho sempre bisogno, se no ogni volta mi devo alzare, andare a lavare gli occhiali, così invece questi li terrò sulla scrivania e io e la Lella li useremo perché entrambe siamo accecate. E costano 0,99 e questi li ho trovati alla cassa. E dulcis in fondo ho preso proprio due cosine, ma proprio due cosine, perché non le avevo mai provate, ho detto ma proviamo anche queste maschere, ma secondo voi? Ho preso due maschere, cioè una maschera, neanche due, ne ho presa proprio una, sono stata bravissima. Una maschera al melograno, una maschera ai fiori di Sakura e acido ialuronico, sempre in tessuto, e basta, quindi solo due e le ho pagate. Maschere viso, maschere viso. Ora, non so se queste costano 0,99 perché c'è scritto solo maschere viso o se costano 0,99 queste. Comunque, o uno di questi costa 1 euro o 0,99. Selle. Queste sono le maschere con il Q10 per pelle matura in crema. E questa è la maschera, più piccolo no, grazie. Crema idratante rinfrescante in maschera, dona un effetto energizzante immediato e una sensazione di freschezza per una pelle morbida, liscia ed elastica, con cetriolo e aloe vera. Poi, siccome non ne avevo prese a sufficienza al DM, ho voluto provare anche questi che costavano una sciocchezza e sono i soliti cerottini togli punti neri per la Lucia e li ho pagati
patch, vediamo, maschera viso, dolcetti, face care, patch, eccoli qua, 1 e no, no, 1,98, cada uno 0,99, anche questi, 0,99 cada uno, e abbiamo finito. La maschera crema contorno occhi, questa non ricordo se l'avevo vista da qualcuno, la maschera crema contorno occhi a 1,99 euro e la proveremo. Allora, avete visto, ho fatto veloce, questa è stata la mia spesa di dolcetti e di novità, perché sapete che io la Lidl non ce l'ho vicina, dovrebbe aprire, ma non è ancora aperto, via Lecco, e quando aprirà sarà un disastro. Tutta la spesa che ho fatto per quanto riguarda, diciamo, detersivi, pulizia casa e tisane varie, vi girerò nei prossimi giorni, quello del beauty. Anche lì ho trovato delle cosine carine che non avevo ancora visto in nessun video, e meno male, perché sennò sembra che copio sempre tutti, ma vabbè, io vi faccio vedere quello che trovo e quello che compro. Bene, ragazzi, spero di avervi fatto venire voglia di andare a fare una immersione negli scaffali del DM e della Lidl, ma la cosa più bella è stata veramente il momento di gioia pura, di relax, perché poi ci siamo fatti anche uno spritz, abbiamo riso, abbiamo chiacchierato. E secondo me è proprio bello avere un'amica con cui io non ho una sorella, e quindi la Lella fa un po' le veci della mia sorella, per poter condividere questi momenti, così che ogni tanto secondo me fanno bene a noi donne, fanno bene, proprio perché ritorniamo un po' ragazzine, ritroviamo in noi, vado a vedere chi è, la gioventù, e niente, vi abbraccio e a presto, ciao!